Salve a tutti, ho deciso di realizzare questo video per, diciamo, siccome siamo vicini al referendum per l'abolizione del nucleare, dell'acqua e per il legittimo impedimento, volevo un po' informare le persone e dare la motivazione secondo cui andare a votare sì, soprattutto per il nucleare, per abrogarlo. Molto spesso in televisione i politici, imprenditori e scienziati parlano di soluzioni, dicono che le rinnovabili non ce la faranno, non abbiamo altra scelta perché il petrolio sta finendo e tantissime altre scuse. Io ho trovato della documentazione scientifica che sfata queste stupidaggini, diciamo, che dicono. Il nucleare è un'energia obsoleta, vecchia e comunque è rischiosa sotto tutti i punti di vista, sia a livello energetico, sia a livello economico, ma anche a livello della sicurezza. Adesso vi andrò a spiegare perché nel mondo ci sono circa 500 centrali nucleari e non producono neanche il 5% dell'energia. Quindi se aumentassimo, se le raddoppiassimo, avremmo neanche il 10%. Quindi, diciamo, è un'energia molto, molto pericolosa. Ed è anche energeticamente svantaggiosa sotto tanti profili. Ad esempio, ci dicono molto spesso che con il nucleare non avremo problema della dipendenza energetica, come adesso non importiamo energia dalla Francia, che a sua volta la ricava dalle centrali nucleari. Benissimo, anche se noi costruissimo delle centrali nucleari nel nostro paese, comunque saremmo costretti ad importare l'uranio, perché di uranio in Italia non ce n'è, da altri paesi come ad esempio l'Australia e il Canada. Quindi è una bugia totale quello che dicono. Poi soprattutto considerando che l'uranio è un'energia finita, cioè un'energia non rinnovabile e quindi che finirà prima o poi, e mano a mano che l'abbondanza sarà sempre più scarsa di questa fonte, il prezzo aumenterà. Quindi da che avremo un'energia economica, mano a mano aumenterà sempre di più il prezzo, come sta accadendo adesso con il petrolio. È soprattutto un'energia pericolosa il nucleare, soprattutto nello stoccaggio delle scorie. Le scorie sono un argomento di cui i politici, imprenditori e scienziati parlano molto poco, ma in realtà è una delle questioni fondamentali. Non esiste al mondo un luogo adatto per stoccare le scorie, cioè per depositare i residui di questa energia. Lo ha affermato Carlo Rubbia, premio Nobel per la fisica. Infatti l'America ha fatto un flop pazzesco spendendo 100 miliardi di dollari per stoccare le scorie sotto il Yucca Mountain. Inoltre in Germania, se andate su YouTube e cercate il servizio, bellissimo servizio di report, fa vedere come i tedeschi stanno nella merda più assoluta, perché una frana al deposito di scorie che avevano praticamente sta minando la sicurezza dei tedeschi. Infatti queste scorie potrebbero inquinare le falde acquifere. Anche a livello economico è un'energia che non conviene il nucleare. Perché? Perché l'arco di vita di una centrale nucleare è di circa 20 anni. Se si protrae, si aumenta il rischio e il pericolo di queste. Cosa voglio dire? Nell'arco della costruzione, l'approvvigionamento di uranio, di estrazione e di smantellamento, le centrali nucleari consumano più energia di quanto in realtà producono. Quindi è un'energia che economicamente non conviene. Le alternative. In Italia noi siamo il secondo produttore di solare, cioè abbiamo la capacità di irraggiamento più elevata, soprattutto qui al sud. Mi riferisco in particolar modo alle nuove scoperte. Hanno inventato un nuovo tipo di cella solare che da adesso a 5 anni, in fase di progettazione, saranno in grado di assorbire il 95% dell'irraggiamento solare contro il 20% delle comuni celle solare di oggi, diciamo. Inoltre non parlano di energia fondamentale, a mio avviso, cioè l'energia geotermica. L'energia geotermica, uno studio del MIT del 2006, ha spiegato che 13.000 zettajoule disponibili nel nostro pianeta, con le nostre tecnologie possiamo prenderne 2.000 zettajoule. Il consumo medio mondiale del mondo è 0,5 zettajoule, quindi facendo, diciamo, un rapido confronto tra i numeri arriviamo alla conclusione che il geotermico da solo potrebbe sostituire tutte le energie. Ovviamente non sarà così, perché ci sarà un mix di queste energie tra solare, eolico, geotermico, moti delle onde, delle maree, piezo nucleare, piezo elettrico. Cioè ci sono tanti tipi di energie e non solo il solare, come ci vogliono propinare i nostri cari politici. Inoltre Jeremy Rifkin affermava che
La terza rivoluzione industriale si basava sullo sharing energetico, ovvero ogni persona produceva attraverso le fonti rinnovabili dell'energia e l'energia che diciamo non utilizzava la si buttava in rete e il suo vicino praticamente poteva usufruirne. Quindi diciamo è un nuovo concetto di energia pulito e sostenibile e soprattutto volto al risparmio energetico e all'ecosistema, quindi essenziale. Inoltre volevo darvi anche dei dati. La produzione di energia nucleare è stata sorpassata nel 2010 dalle energie rinnovabili. C'è stato un crossover, ovvero un incrocio, e da 381 gigawatt di energia rinnovabile pulita contro i 375 gigawatt di energia nucleare. Quindi diciamo è stato sorpassato, nonostante l'energia nucleare abbia avuto da 3-4 volte di più i sovvenzionamenti economici rispetto alle rinnovabili, quindi è un'energia che sta finendo mano a mano da sola. Tra 3 e 5 anni le celle solari costeranno di meno sia dell'uranio sia dalle comuni fonti fossili, ovvero gas e petrolio. Per chi conviene il nucleare? Il nucleare conviene per quegli imprenditori, per quei politici e quegli scienziati che tirano ovviamente l'acqua al loro mulino e soprattutto conviene al capitalismo perché fa girare tantissimi soldi, sia per quanto riguarda il cemento, sia per quanto riguarda il petrolio, sia per quanto riguarda il lavoro e fa aumentare il PIL, ma il PIL non è un indicatore di qualità della vita. Difatti, diversi economisti lo hanno affermato e anche Kennedy lo affermava. Quindi, diciamo, PIL non vuol dire qualità della vita. E se succede un disastro, ancora meglio perché comunque si muovono tanti soldi per i soccorsi, per le cure mediche e tutto il resto. Inoltre, Greenpeace, insieme a alcuni centri di studio, hanno stipulato un rapporto secondo cui in Sudafrica si può arrivare tranquillamente con le tecnologie di oggi al 100% di copertura con le energie rinnovabili. E ci spiega come. Tutte le informazioni verranno postate qui sotto alla descrizione di questo video e quindi sarete in grado di consultarle. Io ho fatto solo un ragionamento di logica basato sulle scoperte scientifiche di oggi e sono arrivato alla conclusione che il nucleare scientificamente non è conveniente, al di là della sicurezza, al di là delle emozioni che hanno suscitato i disastri. Vorrei infondere questo messaggio a tutte le persone nel ragionare in maniera obiettiva e critica. Il nucleare sicuramente avrà dei vantaggi, come ad esempio non emette gas serra, però ha tantissimi svantaggi e se paragonati alle energie rinnovabili non c'è storia praticamente. Ciao!